cioè io ho sempre ammirato, per corsa, anche per fantasia, probabilmente sottovalutato dal calcio italiano fino a questo momento. Non ho detto che tu non possa avere delle grandi soddisfazioni via Bologna. Mi piacerebbe però sapere da te qual è il ruolo che prediligi, Luca Bigiani. Ma negli ultimi anni mi è capitato di farne diversi, e forse non sono nemmeno io. Io sono nato come mezzala, poi ho giocato tanto sull'esterno, sia a 4 che a 5. Però ti dovessi dire quale può essere il mio ruolo di preferito, forse, guarda, la mezzala o l'esterno, non ti saprei dire, capito? Forse mezzala riesci a giocare anche un pochino più, diciamo, spensierato, non hai solamente la fascia come punto di riferimento e riesci un attimino a esprimerti. Tra la fascia, il centrocampista e la possibilità di rifinire. Sì, diciamo di sì, dai, però insomma con gli anni ho imparato, diciamo, a stare un po' in campo sia sull'esterno oppure un po' più al centro. Certo, nella Regina dove che ruolo ho giocato? Anche lì facevo un po' mezzala, un po' esterno, un po' mezza punta, facevo un po'. Ecco, tutto. Tu come corsa sei ancora straordinariamente integro, no? Ti senti bene oppure no? Sei venuto a star male proprio qui a Bologna? Un dia, confidò e disse: Osvaldo è un grande, come si dice, attaccante, goleador. Puntero. Un grande puntero, ecco. Tu a Montevideo, tu conoscevi Osvaldo? No, non lo conoscevo. Mai sentito parlare? Mai conosciuto, mai Osvaldo, non so, Ibrahimovic, no? No, mirava in televisione del calcio e veia tu in Fiorentina, può essere. E usted che ruolo, come si dice, giocare? Tocca esterno, alla derecha, all'esterna? Qualchiera lato, qualchiera, dietro e sinistra. Sì? Destra e sinistra? C'ha tutti e due i piedi? Dici tu? No, bellissimo, adesso non so se avete sentito, dice, a tutti e due i piedi, dice lui. Bravo, il mister dice lui, ma noi gli crediamo. Sì, no, invece fra l'altro quando hanno comprato i Medez, tu sei stato molto contento perché hai detto. No, io avevo visto, no, sì, no, conosco una interpretazione difforme rispetto a quella che sì, certo, no. Avremmo voluto dare. Conosci Gimenez? No, personalmente non lo conosco, però ho avuto la possibilità di vedere dei CD che mi sono stati proposti un mese prima e io appunto, vedendo però un giocatore in CD, io non mi fido mai, bene essere chiaro. Anche dei cantanti, se non no, i cantanti è tutta un'altra cosa. I cantanti è tutta un'altra cosa. No, io sai che noi facciamo il Festival delle Arti, dei CD, no? E allora queste sono delle borse di studio, no? E ci sono dei cantanti che si iscrivono da tutte le parti d'Italia, sono giovani come te, 23 anni, 18, 20, 21, e ci mandano dei CD per iscriversi. Noi facendo dei controlli, perché facciamo tutte le audizioni, abbiamo scoperto che qualcuno si è iscritto con un CD che non era mica lui che cantava. Era un altro, proprio che non c'entrava niente. Quando ha cantato lui mi ha detto, se mica te, lui mi ha detto, quindi, no, è chiaro, quando si arriva ad allenare da tanti anni si fanno anche tante esperienze. E io posso dire di aver vissuto in prima persona esperienze positive ma anche negative. E quindi non è. Perché nel CD, ecco, perché guardando una partita. Ma sì. Perché in una partita credo che un giocatore vada visto nei 90 minuti, non nel momento in cui fa una buona cosa o due o tre buone cose in 90 minuti. Poi le vanno naturalmente a montare su questo CD e te vedi 10 partite, vedi 30 cose buone
magari non vedi le 70 cose negative che ha fatto il giocatore. Certo. Se però questo giocatore viene visto in forma diretta, viene valutato, viene soppesato anche per i difetti che poi puoi evidenziare, ma comunque possono essere difetti sempre dove te puoi lavorare e capisci che puoi migliorare, allora è un discorso. Siccome nella mia carriera di allenatore in alcune occasioni ho avuto la possibilità di avere giocatori in cui non conoscevo, tanto per dire Taddei, quando è venuto a Siena me l'hanno presentato e io non sapevo chi fosse, e anche lì avevo delle remore, e poi l'ho tenuto in prova 15 giorni e Taddei è rimasto a Siena, ha fatto bene, è andato alla Roma, ha fatto anche tanto, però era una situazione più o meno analoga. Precedentemente invece avevamo avuto una fregatura, chiaramente non dico che tipo di posso dirlo, non sarebbe corretto, però devo dire che e poi la società era costata anche dei soldi quel giocatore. Anche quest'anno pare che ci sia qualche cosa che mi ricordo. C'era uno spogliatoio, insomma, che ricordava molto l'Aquila dopo il terremoto, in certi momenti, no? Dell'anno. E quest'anno adesso si stanno aggiustando delle cose, giusto? Si stanno aggiustando delle cose, perché nessuno ha capito perché Mudingai era partito qui con l'affetto e la considerazione di tutti quanti, e nessuno ha capito perché questa cosa si è in qualche modo sbriciolata, perlomeno è cambiata e adesso la state recuperando. Si è capito questo fatto. Io credo che fra Mudingai e le persone che sono interessate a questo, diciamo, chiamiamolo così tra virgolette, problema, ci sia necessario un confronto per chiarirsi per quegli equivoci che si sono creati senza che la volontà degli uni e degli altri fosse quella di creare equivoci. Però posso garantire che Mudingai è un ragazzo serio come sono tutti gli altri, un ragazzo che fa gruppo, un ragazzo che al di là di quello che si possa pensare o dire si comporta bene anche con i compagni, quindi non ci sono tipi di problematiche in questo senso. Bisogna dire, per onor del vero, che Mudingai probabilmente voleva ambire ad andare a giocare per obiettivi diversi, probabilmente diversi rispetto a quelli che poteva proporre Bologna, e quindi questo ha innescato questo equivoco che poi naturalmente ha portato queste incomprensioni. Già a tre quarti del campionato precedente in lui c'era l'ambizione, forse aveva avuto un contatto per cui poi lui aveva detto beh tanto io andrò a giocare nel Napoli o un'altra società, tanto per dire, di conseguenza aveva tirato un po' i remi in barca nei confronti di una società in tremenda difficoltà come questa. Questo, diciamo, è la lettura. Ma io non voglio andare troppo dietro col tempo, io voglio guardare il presente e il futuro prossimo, non sì, il futuro in senso lato, il futuro prossimo, e mi auguro che Mudingai possa allenarsi con continuità, quella continuità che fino a questo momento lui non ha potuto avere, perché è in corso in piccole problematiche, ma comunque gli hanno precluso la possibilità di fare una preparazione come tutti i compagni, e sono convinto anche lui potrà dare il suo contributo e si renderà conto che Bologna non è seconda a nessuno, che gli obiettivi del Bologna sono ugualmente importanti rispetto a quelli che possono avere altre società. È chiaro, noi siamo in un momento di ricostruzione e far parte di questo progetto di ricostruzione, visto che si è parlato di là, cioè, credo che sia importante, quindi un domani poter dire nella ricostruzione del Bologna, che poi potrà gravitare a grossi livelli come ha gravitato negli anni passati, potrà essere motivo di grande soddisfazione. Io mi auguro che di questo possa esserne attore proprio Mudingai insieme a Renzi. Sì, adesso parliamo.